Buonasera ragazzi, proseguiamo parlando di alcuni elementi fondamentali del nazismo, l'economia del nazismo. Qual è l'economia del nazismo al potere, del Terzo Reich, la dittatura di Hitler? Dovete tener conto che Hitler va al potere nel 1933, cioè dopo il crollo di Wall Street e la Grande Depressione. Noi abbiamo già detto che il liberismo economico viene messo sotto accusa dal crollo di Wall Street, dalla speculazione finanziaria che l'ha causato, dalla mancanza di regole, dall'anarchia del mercato americano. Abbiamo visto che, il liberismo è stato messo sotto accusa, persino negli Stati Uniti d'America. Nella pratica, nelle politiche del New Deal di Franklin Delano Roosevelt, persino negli Stati Uniti d'America, lo Stato controllava almeno in parte l'economia e si era dato lo Stato, persino lo Stato più liberale del mondo, come gli Stati Uniti, si era dato il compito di dare il lavoro ai cittadini, ai disoccupati. Quindi l'economia nazista è un'economia dirigista, un'economia in cui lo Stato controlla totalmente le forze economiche, ma questa non è una sorpresa. Immediatamente, appena arriva al potere, Hitler si impossessa totalmente delle leve dell'economia, la fa dirigere totalmente dallo Stato. Ma questa non è una sorpresa, perché era quello che già succedeva nella maggior parte del mondo, non soltanto in Unione Sovietica e nell'Italia fascista, ma anche persino in molti paesi occidentali. E per rimettere la situazione a posto, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna e Francia, furono varati dei dazi. Il liberismo internazionale fu mitigato da un forte protezionismo e lo Stato iniziò a occuparsi maggiormente dell'economia. Questo succedeva, attenzione, abbiamo già spiegato parlando del New Deal, successe sia negli stati totalitari come Unione Sovietica, Germania o Italia, ma anche negli stati liberal-democratici. Lo Stato reagiva alla crisi attraverso il protezionismo, attraverso la spesa pubblica, ricordate? Per poter assumere i disoccupati. È vero che l'economia fascista all'inizio, ricordate, nei primi anni, era stata un'economia liberista, ma questo era possibile perché stavamo negli anni 20, prima della Grande Depressione. Dopo la Grande Depressione, ciò che sembra più comodo a tutti, ripeto, non soltanto agli stati totalitari, è il dirigismo, l'interventismo dello Stato in economia, che ovviamente nel caso degli stati totalitari, stiamo parlando del nazismo, si traduce in un vero e proprio dirigismo economico, d'accordo? Un'economia dirigista controllata dallo Stato. Da questo punto di vista, tra l'Unione Sovietica di Stalin e la Germania nazista di Hitler non c'era molta differenza. Anche il nazismo di Hitler aveva delle cose simili ai piani quinquennali dell'industrializzazione forzata di Stato. Lo Stato stabiliva cosa bisognava produrre, quanto bisognava produrre di determinati merci, di determinati prodotti, chi li doveva produrre, d'accordo? Ovviamente, quindi un'economia completamente controllata dallo Stato. Ovviamente la differenza però è che chiaramente nell'Italia fascista, nella Germania fascista, nazista, a differenza dell'Unione Sovietica comunista, la proprietà privata continua a esistere. Cioè il capitalismo diventa un capitalismo di Stato e i grandi industriali, sia in Italia sia nella Germania nazista, fecero grandi affari. Non avevano più la libera concorrenza, era un capitalismo che non aveva più il libero mercato, la maggior parte delle merci le producevi per lo Stato acquista le merci dal
dai privati. Quindi i capitalisti guadagnano moltissimo, i grandi industriali e così via, eccetera. La proprietà privata continua a esistere, però tutto è controllato comunque dallo Stato. Un capitalista, un industriale produce ciò che Hitler voleva che producesse, produce quanto Hitler voleva che producesse. In ogni caso c'è una vera irreggimentazione del lavoro. Hitler ottiene ottimi risultati esattamente come Stalin. Tutti devono lavorare, se non lavori vieni punito in maniera durissima, vengono rivalutati per esempio i lavori manuali, i tedeschi ricominciano a lavorare anche per esempio nelle campagne, nelle officine, nelle botteghe artigiane, c'è cioè molti lavori che prima i tedeschi non volevano fare, tendevano a farli fare agli immigrati, adesso invece gli immigrati non devono più entrare, ovviamente non devono più esistere, il popolo tedesco deve lavorare. C'è una pianificazione simile all'Unione Sovietica, un dirigismo, e in questo modo Hitler risolve completamente la crisi economica. Dobbiamo fare attenzione a questo. Hitler, il nazismo, è un regime criminale, ma il consenso era altissimo perché la gente viveva bene, molto meglio che nella povera Italia fascista di Mussolini. In pochi anni Hitler risolve la crisi economica e riporta la Germania ad una condizione di potenza economica mondiale, sia dal punto di vista industriale, sia anche addirittura da un punto di vista agricolo. Quindi, di fatto, l'economia nazista è un successo. Voi pensate, la gente che stava morendo di fame, che invece ritrova il lavoro e il benessere grazie al nazismo, diciamo, è anche comprensibile, dava il consenso al nazismo, che se ne faceva della libertà. Purtroppo è andata così. Il nazismo promosse una serie incredibile, notevolissima di lavori pubblici, un po' come faceva, stessa cosa che faceva Roosevelt negli Stati Uniti. Tutti i disoccupati furono assunti, si arrivò alla piena occupazione, la disoccupazione fu sconfitta in Germania perché venivano assunti da chi? Soprattutto dallo Stato che costruiva strade, ponti, dighe, ferrovie, eccetera, come Roosevelt in America, un grande programma di lavori pubblici per dare stipendi statali ai cittadini, non farli cadere nella disoccupazione, togliergli dalla disoccupazione. Molte autostrade tedesche modernissime sono ancora oggi in Germania quelle costruite da Hitler. La Germania è il primo paese al mondo che costruisce le autostrade moderne. Questo è soltanto un esempio. Milioni di persone vengono messe a lavorare, vengono costruite le autostrade. L'industria automobilistica, una parte dell'industria automobilistica appartiene allo Stato, è la famosa Volkswagen, che ancora esiste. Attenzione, Volks, S genitivo sassone, folk, popolo, Wagen significa vettura, Volkswagen significa letteralmente vettura del popolo, automobile del popolo. Perché? Perché era un'automobile, un'utilitaria, la Volkswagen faceva tra le altre macchine un'utilitaria, appunto la macchina del popolo, che doveva essere venduta a basso costo a tutti i tedeschi. Tanti tedeschi acquistarono la Volkswagen, il piano di dare una macchina a ogni famiglia tedesca fallì perché poi il nazismo finì con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Però abbiamo visto lavori pubblici, costruzione di autostrade, l'industria automobilistica di Stato, tantissime cose, la radio, a differenza di Mussolini. Hitler riesce a fornire davvero una radio ad ogni famiglia tedesca, ovviamente questo gli serve per l'indottrinamento e la propaganda che vedremo tra poco. C'è ovviamente un aspetto, più di un aspetto nero oscuro in questo successo economico. Il successo economico, grande successo dell'economia nazista, si basa anche sul fatto che il lavoratore è schiavizzato. I sindacati non esistono più, il lavoratore non può protestare, non può scioperare,
ha degli stipendi abbastanza bassi, come in Italia. La piena occupazione si basa sul fatto che le donne non lavorano più. Attenzione, le donne sono relegate in casa, come nell'ideologia mussoliniana italiana, a fare le mogli e i figli. Anche qui, come in Italia, c'è una politica di natalità. Le donne vengono spinte a fare sempre più figli per moltiplicare il popolo tedesco, no? Popolo tedesco che dovrà anche, sapete, occupare territori di altri popoli, Lebensraum, popolare l'Europa orientale, quindi milioni di tedeschi dovranno espandersi in territori non tedeschi appartenenti alle cosiddette razze inferiori di slavi. Quindi le donne non lavorano, stanno in casa. E quindi è più facile, siccome lavorano soltanto gli uomini, è più facile dare occupazione. Non solo, ma una parte del successo dell'economia tedesca deriva dal lavoro di schiavi, cioè dagli internati nei lager, nei campi di concentramento che sin dall'inizio lavorano al servizio delle industrie tedesche. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale ci saranno almeno 16 milioni di lavoratori schiavi all'interno dei lager. Secondo alcuni 16 milioni è una cifra esagerata, però in ogni caso, ancor prima della Shoah, della uccisione degli ebrei nei lager, sin dai primi anni, i prigionieri nei campi, nei lager, lavorano per le industrie, quindi sono schiavi, sono manodopera a costo zero che viene sfruttata. I campi di concentramento, infatti, non i campi di sterminio, i campi di concentramento sono concepiti come campi di lavoro, con l'ideologia beffarda che chi ci finisce evidentemente ha commesso un crimine oppure deve essere comunque rieducato, la rieducazione attraverso il lavoro forzato. Questa cosa Hitler l'ha presa da Stalin, anche i gulag sovietici di Stalin erano spacciati come campi di lavoro, cioè come campi con cui il lavoro manuale, marxisticamente inteso, faceva rinsavire i cittadini che magari erano asociali, erano di nazionalità ostili al potere, oppure erano stati condannati perché erano criminali. Oppure avevano delle idee sbagliate perché erano contro il governo, noi li rieduchiamo per il loro bene, li mandiamo in un campo di concentramento, li rieduchiamo attraverso il lavoro. Ricordate la scritta in tedesco sopra il cancello d'ingresso di Auschwitz, uno dei più famosi campi di concentramento, lager nazisti, Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi, il lavoro rende liberi alla scritta che campeggiava all'ingresso di Auschwitz. Quindi c'erano lavoratori schiavi che tutte le industrie utilizzavano nei campi di concentramento. Quindi ovviamente questo aiutava l'economia. Tu fai lavorare gli schiavi. Ricordate il film Schindler's List? Oscar Schindler, il protagonista del film, no? Salva moltissimi ebrei, come fa? Li fa lavorare all'interno delle sue industrie, cioè Schindler, nel film di Spielberg, Schindler's List, era un industriale, se avete visto il film lo sapete, a cui venivano dati centinaia di ebrei dai campi di concentramento che lavoravano per lui. E lui li occultava, lui li salvava dallo sterminio. Poteva farlo perché appunto era un industriale che poteva giovarsi del lavoro schiavile degli internati nei campi degli ebrei nei campi di concentramento, che appunto sono anche campi di lavoro. Inoltre, esattamente come nel caso del fascismo, ma qualcuno sospettoso potrebbe dire anche nel caso magari degli Stati Uniti d'America, eccetera, un'economia statalista basata sulle commesse dello Stato nei confronti delle industrie private, quindi producono per lo Stato, è un'economia di guerra, cioè quel tipo di economia statalista, dirigista, funziona se produce armi, d'accordo? Molti hanno sottolineato, ve l'ho già detto, che non è stato davvero il New Deal di Roosevelt a risolvere i problemi dell'economia americana.
ma la produzione di armi durante la Seconda Guerra Mondiale. Non che gli Stati Uniti d'America abbiano fatto la Seconda Guerra Mondiale solo per risolvere i loro problemi economici, però non c'è dubbio che la necessaria immensa produzione di armi e tutto quello che serviva per la Seconda Guerra Mondiale favorì moltissimo la ripartenza, il rilancio dell'economia statunitense. Quindi la produzione di armi, come nel caso di Mussolini, l'economia hitleriana, l'economia nazista, è un'economia di guerra, è un'economia protesa alla guerra. Non solo ideologicamente, perché Hitler pensava, dopo essersi rafforzato, riarmato, appunto, di espandersi, soprattutto nell'est europeo, attraverso guerre di conquista, ma proprio voglio cercare di farvi capire il meccanismo intrinseco di quel tipo di economia. Porta alla guerra perché un'economia che funziona quando funziona laddove vengono prodotte armi oppure comunque merci che riguardano l'industria pesante. Anche l'Unione Sovietica era così, moltissime industrie pesanti erano industrie di armi. Però a differenza dell'Unione Sovietica, Hitler pensa anche all'industria leggera. Fate attenzione, Hitler aveva assimilato la lezione della Prima Guerra Mondiale, la Germania aveva perso per il fronte interno perché i tedeschi non avevano da mangiare. Hitler basa il consenso anche nel corso della Seconda Guerra Mondiale sul fatto che i tedeschi vivono bene, a loro non manca niente, anche i prodotti più rari ce li hanno tutti a basso costo, anche nei periodi più difficili della guerra e fino alla fine della guerra. Attenzione, ai civili tedeschi non mancò mai il mangiare, non mancò mai il cibo, non mancò mai niente, d'accordo? Quindi far stare il popolo tedesco nell'opulenza, non fargli sentire una deprivazione alimentare. In questo modo il popolo tedesco si sosterrà, a differenza di quello che è avvenuto nella Prima Guerra Mondiale. Molte degli aspetti dell'economia di Hitler sono un po' presi a prestito dal fascismo. Hitler considerava Mussolini, l'abbiamo detto mille volte, il suo maestro, però Hitler porta alle estreme conseguenze tutto quello che il fascismo ha fatto. Il fascismo era riuscito a fare poco, diciamo così, per l'Italia. Hitler, invece è l'allievo che supera il maestro. Anche nel caso dell'assistenza, le pensioni, l'assistenza sociale era eccezionale nella Germania nazista. Perché nessuno si ribellava? Perché le scuole erano gratis, l'università era gratis. Se vedete, ci sono delle statistiche, moltissime coppie di tedeschi si sposavano a 20 anni, avevano figli, 2, 3, 4 figli, mentre continuavano a studiare all'università, non avevano ancora un lavoro. Lo Stato nazista dava ai giovani. Dava ai giovani una casa, dava il sussidio, poi trovava il lavoro, dava i soldi per i figli, li manteneva totalmente. Era uno stato sociale, riuscitissimo. Per questo la gente non si ribellava, dallo Stato otteneva tutto. Ci sono le pensioni, ci sono i sussidi, per i figli. Ti danno la casa a bassissimo costo, cioè ti danno tutto quello che vuoi. Vedremo anche in campo ricreativo, e questo ovviamente crea un consenso fortissimo da parte di questo Stato. Controlla i cittadini, controlla l'economia. Però i cittadini vivono bene, si ricordano dell'epoca precedente a Hitler in cui morivano di fame, vivono bene e quindi sono pochissimi i casi di opposizione e di ribellione al nazismo. Persino in Italia, gli antifascisti o in altre dittature ci sono sempre partiti politici clandestini, gruppi ostili che fanno la resistenza. Nel caso del nazismo,
non è stato così, ci sono stati pochissimi oppositori. Questo non deriva soltanto dal fanatismo ideologico dei tedeschi indottrinati che restano fedeli al Führer fino alla fine perché sono pazzi indottrinati. Deriva da un fatto molto più materiale, che i tedeschi anche in piena guerra vivevano bene, avevano tutto quello che serviva per mangiare, avevano la casa, avevano il lavoro, eccetera, e quindi non avevano, diciamo, motivi per a ribellarsi. L'indottrinamento fascista, la propaganda, anche qui viene portata alle estreme conseguenze rispetto a quello che aveva fatto Mussolini. Goebbels, un altro gerarca fascista molto importante, ricordate che ne abbiamo già nominati un paio. Himmler abbiamo nominato e poi anche Göring. Un altro importantissimo gerarca fascista, amico di Hitler, era Goebbels. Goebbels era il ministro della propaganda. I nazisti, scusate, non mentivano. Ha chiamato questo ministro Ministero Propaganda. Propaganda ed educazione nazionale corrisponde a quello che nel fascismo è, vi ricordate, il Minkulpop, Ministero per la Cultura Popolare. Goebbels è un uomo potentissimo, ha nelle sue mani la propaganda, l'indottrinamento, il controllo, la censura di tutto. Goebbels era uno che amava molto il cinema, d'accordo? Era proprio un appassionato di cinema e quindi si occupa anche di questo, cioè dello spettacolo, dei mezzi di comunicazione di massa. Quindi abbiamo il cinema tedesco, viene totalmente controllato dal regime, molto più di quello italiano. Fioccano film di propaganda, film in cui Hitler viene esaltato, ovviamente. Anche come negli altri totalitarismi, fascista e comunista, anche qui abbiamo una cosa in comune tra i vari totalitarismi: il culto della personalità, l'esaltazione del Führer che appare in molteplici statue, cartelloni giganteschi, dovunque c'è l'immagine del Führer, nei libri di scuola e così via. Quindi il cinema diventa un cinema totalmente di propaganda, anche se ci sono dei registi di grande importanza, una regista donna molto giovane, Leni Riefenstahl, fa dei film straordinari con inquadrature, effetti, eccetera. Solo che poi non la fecero lavorare dopo la fine del nazismo perché era stata la regista ufficiale di Hitler, strettamente legata a Goebbels. Però se voi vedete i film di propaganda di Leni Riefenstahl, tecnicamente sono fatti benissimo. Ci sono vari film di propaganda, uno si chiama Il trionfo della volontà, in cui si vedono le adunate naziste, un congresso del partito nazista con il popolo, che ovviamente è un popolo immenso, adunata oceanica, che ascolta parlare Hitler. Ma anche il film sulle Olimpiadi di Berlino del 1936, come vengono inquadrati gli atleti in movimento, tecnicamente è un grandissimo film. Il film sulle Olimpiadi di Berlino del 1936, certo di propaganda, si fa sempre, viene messo sempre in evidenza il tedesco, il cosiddetto ariano, biondo e così via, che deve. Poi però arrivò, forse l'avete sentito dire, il nero americano Jesse Owens che di fronte a Hitler vinse 100 metri, 200 metri, la staffetta 4%, il salto è lungo. Jesse Owens, nero americano, mise un po' in crisi l'idea, che doveva anche essere alla base del film di propaganda alle Olimpiadi del 36, della superiorità dei popoli biondi, tedeschi, ariani, anche la superiorità atletica e sportiva. Però, insomma, Leni Riefenstahl, regista del regime, il cinema era totalmente controllato e i giornali, non ne parliamo, i giornali, chi si opponeva, veniva immediatamente messo a morte, i giornali non facevano altro che fare cassa di propaganda al regime. La radio abbiamo visto molto più diffusa che in Italia la radio era anche uno strumento di indottrinamento, la scuola. Come in Italia,
tutti gli studenti e tutti, scusate, i professori dovevano essere iscritti al partito, prestare giuramento al partito. I libri scolastici erano ovviamente libri falsificati, libri di propaganda. C'era un indottrinamento terribile nei confronti proprio della gente. La loro testa subiva sin da quando nascevano un vero e proprio lavaggio del cervello terribile, molto più di quanto avveniva in Italia. Goebbels è anche il raffinato regista delle adunate. Non so se le avete viste ancora su internet, se no mi metterò io qualche ma. Le adunate oceaniche che venivano organizzate con una coreografia precisa, studiata al millesimo, d'accordo? C'erano queste adunate oceaniche di centinaia di migliaia di persone che davano, volevano trasmettere la forza del Führer e del regime nazista. Hitler, che viene ripreso, fa questi discorsi con la sua oratoria impetuosa, violenta, che conquistava le teste dei tedeschi. Non so se avete mai visto qualche discorso di Hitler preparato minuziosamente, parola per parola. Lui leggeva sempre un testo, Hitler, a differenza di Mussolini che parlava sempre a braccio. Hitler seguiva sempre un testo che era preparato parola per parola, per avere l'efficacia. Le famose adunate oceaniche, per esempio, di Norimberga, città della Germania meridionale, vengono organizzate, vengono filmate, vengono fatte vedere a tutti, una manifestazione di potenza, queste adunate oceaniche, questi discorsi di Hitler, organizzati ovviamente da Goebbels. Come in Italia, il consenso e l'indottrinamento da parte del regime si basano anche su organizzazioni di massa. Organizzazioni di massa ricreative che gestiscono il tempo libero. Ricordate in Italia, i Balilla, i figli della Lupa, le giovani italiane. Queste organizzazioni ricreative fondavano il consenso perché, esattamente come in Italia, magari gli stipendi erano bassi, però l'organizzazione ricreativa gestiva il tempo libero, ti occupava il tempo libero, ti mandava a cinema gratis, a teatro, in vacanza, in villeggiatura, ti faceva fare sport e così via. Tutto il tempo libero delle persone al di fuori dello studio e del lavoro era gestito da queste organizzazioni di massa che erano fortemente militarizzate. Bisognava, come in Italia, marciare con l'uniforme del partito, cantare in coro le canzoni del partito che esaltavano Hitler, la superiorità della Germania e così via. Queste organizzazioni ricreative erano fondamentalmente due: per i più piccoli, per i ragazzi, la Hitlerjugend, che ben presto diventò obbligatoria. Jugend, come in tedesco youth, significa gioventù, la gioventù hitleriana, Hitlerjugend. Tutti i bambini e i ragazzi dovevano obbligatoriamente iscriversi alla Hitlerjugend e venivano indottrinati in tutti i modi possibili. Quindi anche al di fuori della scuola, pure la scuola dell'indottrinamento, la Hitlerjugend ti portava in montagna, ti portava al mare, ti faceva fare le sfilate militari, lo sport, tantissime cose, occupava il tuo tempo libero, ma era anche ovviamente una forma di indottrinamento, di terribile lavaggio del cervello, la Hitlerjugend. Poi l'organizzazione invece degli adulti, ricordate che in Italia si chiamava dopolavoro, un termine un pochino più umile, invece in Germania si chiama Durchnachtfreude, spero di non sbagliare, se no controllate dal libro. Durchnachtfreude significa la forza attraverso la gioia. Pensate, l'organizzazione ricreativa militaristica per il tempo libero degli adulti si chiamava la forza attraverso la gioia, d'accordo? E organizzava tantissime attività per gli adulti, anche appunto viaggi, cinema, sport, partite di calcio e così via. Quindi esattamente come nel fascismo.
ad un livello molto più raffinato e molto più pervasivo e molto più organizzato rispetto a quello che era riuscito a fare il nazismo, il tempo libero attraverso queste associazioni veniva utilizzato naturalmente per ottenere consenso, per dare attività ricreative gratis a tutti, e però ovviamente nello stesso tempo per indottrinamento, propaganda, culto della personalità, e così nasce, cresce una generazione di bambini, di fanciulli, nazisti completamente indottrinata. L'indottrinamento e il lavaggio del cervello da parte del regime nazista è infinitamente superiore rispetto a quello che succedeva in Italia. Ovviamente nel fascismo, nel regime fascista. La cultura era completamente controllata. L'arte, ricordate come l'Unione Sovietica, ricordate lo zdenovismo, l'arte doveva essere un'arte di regime. Se voi vedete i quadri prodotti dagli artisti di regime, gli unici accettati dal nazismo, sono prodigiosamente simili all'arte sovietica dello stesso periodo. Esattamente come l'Unione Sovietica, l'arte surrealista, astratta, espressionista, l'arte astratta, l'arte di avanguardia, non veniva accettata dai nazisti. L'arte aveva soltanto una funzione pedagogica in favore del regime, quindi doveva essere realistica. Sono soltanto quadri puramente realistici di famiglie felici che stanno nelle loro case, oppure che partecipano alle sfilate della Hitlerjugend, tutte famiglie felici, dove sono tutti biondi, tutti presunti ariani, d'accordo, tedeschi, così via, famiglie numerose, molti bambini a tavola, oppure che marciano e così via, oppure nel paesaggio, all'interno del paesaggio della campagna tedesca. Sono soltanto quadri così, o sculture del genere, che non fanno altro che assolvere una funzione di propaganda, di regimentazione, diffondere ottimismo, diffondere fiducia, diffondere tranquillità, tranquillizzare la gente. Non vengono mai affrontati, era assolutamente vietato, temi come l'angoscia, per esempio i quadri di Munch, no? L'angoscia, i quadri dell'espressionismo, di cui la Germania era il capofila, i grandi espressionisti tedeschi, furono tutti censurati, furono distrutti l'arte d'avanguardia. Fu anche organizzata una famosa mostra, rimasta molto famosa, la mostra dell'arte degenerata, che portava in giro per la Germania appunto le opere degli artisti, in particolare dei pittori, ma anche per esempio dei musicisti, che la Germania considerava degenerati, arte considerata ebraica, arte che viene dagli Stati Uniti, arte non conforme ai sani principi tradizionali del popolo tedesco. Questo, secondo molti, fu un'arma a doppio taglio, perché i quadri di Picasso, i quadri di Munch e di tantissimi altri artisti informali d'avanguardia furono sì inquadrati con degli insulti, questa è una vergogna, quest'opera, però in realtà poi la gente andava a vedere queste mostre di arte degenerata e vedeva i quadri di Picasso, vedeva i quadri di Munch, vedeva i quadri degli artisti che molti erano proprio di sinistra, Picasso era comunista, degli artisti che il regime odiava. Però facendo queste mostre arte degenerata, no, per far vedere alla popolazione ciò che è sbagliato nell'arte, in realtà la popolazione andava e contemplava queste opere d'arte. C'erano anche brani jazz, ovviamente solo Wagner, certe forme di musica classica potevano essere apprezzate dal regime. Le musiche dei neri americani, come il jazz o il blues, venivano considerate anch'esse musica degenerata, quindi un'arte conformistica, un'arte banalmente realistica, di pura convenzione, di pura tranquillizzazione, famiglie felici, così. Un'arte incredibilmente somigliante all'arte sovietica dello stesso periodo.
I libri vietati sono tantissimi, vengono distrutti addirittura all'interno delle biblioteche. Noi abbiamo perso moltissimi libri, libri anche di autori liberali, di autori non solo di autori socialisti, comunisti o estremisti. Vengono messi al bando o perché sono libri di ebrei, quindi basta essere ebreo, i libri degli ebrei scompaiono. Ma anche i libri appunto di stampo liberale, anglosassone, romanzieri, americani, viene distrutto tutto, viene censurato. I tedeschi non li possono leggere. Persino parti delle opere di Goethe, uno dei più grandi scrittori tedeschi di tutti i tempi, Goethe parla bene degli ebrei, quei passi dell'opera di Goethe sono eliminati dalle sue opere, non si trovano più in commercio, nelle biblioteche. Riesumando una vecchia tradizione medievale portata avanti dall'Inquisizione, si organizzano in Germania i famosi falò dei libri proibiti, in cui ogni cittadino arriva, gli danno i libri proibiti, li getta all'interno di un fuoco, in una piazza di una città, di un villaggio, eccetera, dovunque si distruggono i libri proibiti, i libri considerati antitedeschi, i libri considerati non conformi all'ideologia nazionalsocialista. La censura è assolutamente totale. Anche in Germania ci sono i cinegiornali di propaganda, prima dei film di propaganda, e insomma, il grande organizzatore, purtroppo molto intelligente, ebbe purtroppo un ottimo risultato nell'organizzare la censura, l'indottrinamento e la propaganda, era appunto quello che vi ho citato, Joseph Goebbels, il quale peraltro non era proprio l'emblema della tipologia umana del nazionalsocialismo. Era molto scuro, era molto basso, era zoppo, aveva una difficoltà evidente quando camminava. Joseph Goebbels.